Dottor Gianni Capasso, lei è promotore della seconda edizione Io Dono, l'Irpinia per la Vita, una giornata di sensibilizzazione per la donazione degli organi. In che cosa consiste questa giornata? Noi vogliamo in qualche modo promuovere la cultura della donazione, ma non attraverso conferenze, attraverso articoli sul giornale, ma andando tra la gente. Abbiamo cercato di combinare il più antico degli sport, quello più popolare in Italia, cioè il ciclismo, con la donazione degli organi. Quindi già l'anno scorso abbiamo ideato questa formula di farci una passeggiata tra alcuni comuni dell'Alta Irpinia, visitandoli, fermandoci in questi comuni e parlando e soprattutto facendo parlare i pazienti, quelli che hanno già ricevuto un organo o quelli che attendono di ricevere un organo, parlare alla gente per cercare di far capire come è cambiata la loro vita avendo ricevuto per esempio un rene e come potrebbe cambiare nel momento in cui questo rene riuscissero ad averlo. È un atto che non costa niente, ma è di un tale amore, di un tale spessore di solidarietà, e che permette anche ai pazienti che soffrono di poter cambiare totalmente sia la qualità sia lo stile della loro vita. Qual è la procedura per autorizzare la donazione degli organi? Beh, in Italia c'è una legge molto molto semplice. Uno dovrebbe dire in vita di essere contrario alla donazione degli organi, ma certamente sulla nostra testa sanitaria dovremmo dire che acconsentiamo, nel caso malaugurato che fosse un vite di incidente stradale o di qualche malattia, come per esempio una trombosi cerebrale che ci permette poi di mantenere intatti tutti gli organi, di poter acconsentire a che questi organi nostri venissero donati. Dobbiamo parlarne anche con i nostri familiari, perché in quei momenti cruciali in cui uno sta in terapia intensiva, i familiari devono poter essere liberi di dire: sì, il mio familiare che oggi purtroppo non sta bene, quando stava bene ha detto che era a favore del suo organo. E dobbiamo anche promuovere la donazione degli organi anche tra le persone viventi, perché questo è un altro capitolo estremamente interessante della medicina. Noi incentiviamo soprattutto nelle famiglie dove c'è un paziente nefropatico, un paziente cioè che ha avuto una malattia renale, che è andato in dialisi, che aspetta un rene, di poter donare il proprio rene al proprio familiare, perché con un solo rene si riesce in qualche modo a sopravvivere, ripeto, molto molto bene. E noi stiamo sperimentando anche in Italia il cosiddetto trapianto samaritano, cioè una persona che spontaneamente, con un atto di grande, grande, grande amore, di grande solidarietà, volesse donare il proprio rene, lo può fare, ovviamente dopo aver sentito una commissione ad hoc, e poter donare il rene in modo tale da poter in qualche modo permettere che questo rene possa entrare in un circuito che assicura non uno ma più pazienti di poter in qualche modo ricevere un organo che permette loro di vivere una vita molto migliore. Quale partecipazione si aspetta il 23 agosto a Lioni? Beh, l'anno scorso abbiamo avuto 250 iscritti, 186 partecipanti, quest'anno vogliamo raddoppiare. Stiamo facendo un grande, grande sforzo di sensibilizzazione perché sulle strade dell'Irpinia, perché l'Irpinia che da sempre è una terra in cui la fraternità, la solidarietà, il senso, anche un senso religioso con la R maiuscola, in cui è sempre molto vivo, possa dare un esempio alla Campania, all'Italia, di come si promuove una campagna a costi zero, ma con grande, grande percussione tra la gente e per la gente.